Ciao a tutti, ho intenzione di costruirmi un gruppo di backup per quanto riguarda la stufa a pellet, la caldaia a pellet, i pannelli solari e quant'altro. Ho scelto uno smart UPS APC, l'ho acquistato usato, un 700, questo eroga 450 watt massimi, la mia richiesta a regime è di circa 300 watt, quindi non mi garantirebbe più che qualche minuto di autonomia, mi serve per stabilizzare la corrente, ma soprattutto per eliminare le micro interruzioni di corrente che d'inverno possono accadere. Quando accadono, la caldaia a pellet si resetta e quindi finché riparte ci sono problemi, oltre a poter rovinare l'elettronica che la comanda. Quindi l'ho acquistato senza batterie, non mi servono, quindi al loro posto metterò due batterie di auto, le avevo già in casa, sono da circa 70 Ah l'una, e queste mi garantiranno molti minuti di autonomia, una buona mezz'oretta, quindi per i casi di emergenza va benissimo. La spesa di questo usato è di circa 110 euro, le batterie, se le dovete acquistare, 2 da 50 watt costano circa 40-50 euro l'uno, e poi ci sono i vari componenti. Io l'ho già aperto, qui andavano alloggiate le batterie, ovviamente ho preso i due cavi, adesso custom, cavetti delle batterie, e adesso vi faccio vedere come si collega. Queste sono le due batterie, una è da 74 ampere e un'altra da 80. Se fossero uguali sarebbe meglio, purtroppo avevo queste in casa, quindi si fa ciò che si può con ciò che si ha, come disse qualcuno. Le batterie vanno a 24 volt, quindi il più dell'una va sul meno dell'altra. Questo è il cavetto di collegamento, poi semplicemente più e meno. Ovviamente questo è per fare una prova, adesso monterò i morsetti, quelli definitivi che ho acquistato, e vi faccio vedere come viene il lavoro finito. Questi sono i morsetti che ho acquistato, circa 5 euro. Adesso ho tagliato il primo, questo è uno più, più e meno. Gli altri componenti che ho acquistato, una presa da muro, perché devo mettere sotto UPS tutta la zona caldaie, quindi ho tutte le prese col quadro. Quello che mi arriva dalla rete elettrica lo metterò qui, questo lo collegherò qui, e tutto quello che era collegato alla rete elettrica andrà sotto UPS. Adesso vediamo come dobbiamo fare. L'impianto, come vedete, è abbastanza semplice. Questo è il quadro generale, da qui mi arriva la corrente di rete, da qui riparte su tutto il gruppo interruttore. Io devo intercettare questi due fili qua, li devo portare qui, da qui devo riprendere e portarli qua. Nel frattempo qui collegherò poi l'UPS. Ecco, qui ho completato la prima fase, dal generale sono uscito qui all'interruttore. Adesso qui attaccherò l'UPS e dall'UPS tornerò a tutta la serie di interruttori generali. Ok, allora ho collegato tutti i componenti, l'UPS è già attivo, sta caricando le batterie, la corrente di rete c'è. Adesso vi faccio vedere l'accensione della stufa a pellet. Collegamento di rete attivo, UPS attivo, il display della stufa a pellet è acceso. Adesso simulo la mancanza di corrente, una micro interruzione. Allora, stacco l'interruttore generale, UPS è partito, la stufa a pellet è ancora accesa ovviamente, quindi abbiamo l'UPS acceso, siamo senza corrente di rete, stiamo andando con le batterie di backup. Ho provato anche a fare un'accensione della stufa, non ha battuto ciglio, quindi va benissimo.
Tenete conto, questo è un sistema solo per le micro interruzioni di corrente, non deve durare chissà quanto, a me passano pochi minuti. Poi in casi più gravi ho il gruppo elettrogeno. Ora possiamo riattivare la rete. Ecco, lui comincia a caricare le batterie. Adesso farò un mobiletto, uno scaffale un pochino più dignitoso. Poi proviamo il collegamento con il gruppo elettrogeno. Tanto vi ringrazio per aver visto questo video e alla prossima. Spero di esservi stato utile per qualche idea, qualche spunto. Al prossimo video!